avvicina la Pasqua, la seconda dell'era Covid, una nuova Pasqua blindata. A me mi dispiace che io, per esempio, il giorno di Pasqua non si fanno quelle belle tradizioni come erano prima. E poi per voi ragazzi che stanno tutto chiuso per il lavoro, per tante e tante cose, delle povere persone che hanno perso il posto di lavoro. Io mi auguro che andremo sempre più avanti, più buono e più, diciamo, aprire le porte a tutti quanti. Perché la tradizione è che non c'è più l'acqua santa che vi danno, non vi danno più la palma, non si fanno una chiesa. E questa è la tradizione mia, che va della mia tradizione, non questa della generazione adesso, quella vecchia, che era proprio la tradizione, tutti quanti in casa, in famiglia, sia quando è Natale, sia quando è Pasqua. Ringraziamo il Signore che ci siamo e auguro una buona Pasqua a tutti i cittadini torresi e all'amministrazione comunale, che la colomba pasquale li possa ispirare a una migliore amministrazione torrese, che ne ha tanto di bisogno, di cui i cittadini hanno necessità in tutte le sue cose, sì, nei sussidi, nei ristori, in tutte le cose per poterci far vivere e migliorare per un poco tutti i marittimi. Il pensiero va anche a loro che lavorando stanno lontani da casa anche in questi giorni di festa. Sì. Il pensiero va appunto soprattutto ai marittimi che lasciano la famiglia e i figli, i genitori, diciamo, in questi giorni di festa lontani. E da sempre Torre del Greco si priva dei migliori suoi uomini per alimentarsi. Auguri non solo ai torresi, auguri a tutto il mondo, perché pare che questa pandemia, che a mio avviso non sia una pandemia ma un'endemia, che è diverso, e possa scomparire con l'aiuto di persone intelligenti che ci aprano gli occhi e che ritorniamo al nostro ritmo normale di vita. Come trascorrerà lei questi giorni di festa? In casa, come l'anno scorso. Giustamente noi rispettiamo le regole, il problema è che gli altri non rispettano le regole. Capisco anche che gli italiani sono stufi di stare a casa. È un modo anche per, anche se raccolti in casa, per rinnovare le tradizioni culinarie o religiose che siano. Sì, certamente, perché stando in casa uno ha imparato anche a fare le passiere, il casatiello, sì, anche questo rispetteremo anche quest'anno la tradizione. Cosa augura ai cittadini in vista della Pasqua? Parte la serenità in tutte le famiglie, ma soprattutto la libertà, perché non ne possiamo più. Soprattutto i bambini che stanno affrontando una situazione non semplice, perché per noi adulti non è semplice, sicuramente non sarà semplice neanche per i bambini, perciò la libertà. Si avvicina il giorno di Pasqua, la seconda dell'era Covid, come trascorrerà lei questi giorni di festa? In famiglia sicuramente, e poi assisto mia madre che ha avuto un incidente e quindi ancora di più un momento, insomma, proprio di unione familiare. E così purtroppo non si può uscire, non si può andare in nessun luogo e quindi saremo in casa. Un'opportunità anche per rinnovare le tradizioni, quindi il solito pastiera, casatiera. Assolutamente, quello certo, quello è un classico che non deve mai mancare, assolutamente sì. E cosa augura ai cittadini? Un messaggio di auguri alla gente? Guardi, auguro a tutti una serena Pasqua innanzitutto e poi soprattutto di stare molto attenti, perché questo virus è talmente virulento che può uccidere qualsiasi essere umano. Dico la verità, molto tristi, sperando che la situazione si migliorerà per tutti quanti. Per questa situazione della pandemia, che se migliori saremo come prima di abbracciare i nostri nipoti, le mie fratelli, le mie sorelle che stanno tutti quanti fuori. Sto soffrendo molto per questa situazione. Vi auguro pure a tutti una buona Pasqua. Che passi presto questa pandemia e dobbiamo, anche noi nel nostro piccolo, dobbiamo cercare di fare tutto il possibile per limitare al massimo il contagio, insomma, perché qui a Torre del Greco non mi sembra che tutti abbiano recepito in maniera corretta il messaggio. Comunque l'augurio è quello di fare in modo, insomma, che questa pandemia, tra vaccinazioni e
misure di prevenzione corrette possa passare il prima possibile.